Ciao ragazze, buongiorno, sono malata e sono in pigiama. Non vi faccio vedere per ovvi motivi perché sono in versione proprio malata. E sono qua per prepararmi la colazione. Vi voglio far vedere come faccio, cosa mi preparo quando tipo ho il mal di gola, non mi sento bene, una colazione tipo da malaticcia, che fa tanto bene la gola e poi diciamo se non hai voglia di mangiare nulla è molto buono. Va bene anche se state male con la pancia, ma va bene pure se state bene. Insomma, è una colazione, insomma, non è che se la potete mangiare se siete malati. Però mi piace coccolarmi così perché sono malaticcia. Prendo una ciotolina di vetro perché devo andare nel microonde, dove penso già tutte le cose sopra. E io metterò la farina di avena. Faccio tipo un porridge con una cremina. Nel microonde però si fa subito, in pochissimi minuti. Questa è la cosa positiva anche. Così me lo porto a letto e me lo gusto nel lettuccio. Io ci metto circa 65 grammi di farina d'avena, ragazze. Non potete utilizzare altri tipi di farina, solo quella d'avena perché è l'unica che è istantanea. Comunque non ha bisogno di particolari procedimenti. Ci metto l'albume, eccolo qua. Metto, perché ovviamente questa è una colazione proteica, sapete che in tutte le colazioni ci deve stare anche la quota proteica, e anche perché io stasera comunque con tutto il mal di gola mi andrò ad allenare. Inizio a mescolare, infine ci aggiungo l'acqua. Tutto. Per aromatizzarlo ci metto un pochino di questo che è vaniglia in polvere, è naturale ed è biologico. Comunque in alternativa potreste mettere una bustina di vanillina che non è naturale. Che profumino di vaniglia, bellissimo. Potete anche sbatterlo con una frusta, ma vi dico che non ce n'è bisogno, evitiamo di sporcare. Adesso lo andiamo a mettere nel microonde, pochi minuti ed è fatto. Yeah! Outfit malata. Ogni tanto estraete e mescolate con una frusta perché sennò si fanno i grumi. Estratto dal forno, ci metto pezzettini di pera, poi qua voi è facoltativo, potreste mettere tipo ad esempio la banana, la mela, quello che volete voi. Comunque un frutto mettetecelo perché dà molto sapore e poi fa bene ovviamente le vitamine. Io ci metto pera, qualche mirtillo, contengono tanta vitamina C e fanno bene. Poi ci metto semi, semini, frutta secca, questa volta a scelta. Io ci metto la granella di nocciole, che mi piace tantissimo, mi fa impazzire. Ok. Un po' di semi di lino. Ok. Un po' di frutta secca. Sì, le nuci. Che poi dopo ci metto anche un po' di mele, nuci, top. Ok. Il mondo praticamente ci metto solo. Metto anche un po' di anacardi. Oh, top. Poi ci metto un po' di questo, che è granella di cacao. Se lo so dove fermarmi, ma ci vorrei mettere tutto il mondo sopra. Questo è cacao puro, però in granella. È troppo top come cosa, è troppo una droga, specialissimo. Infine ci metto un cucchiaino di miele. Questo si è un po' cristallizzato, ma va bene comunque, lo mettiamo qui al centro. Oh, com'è carino. Adesso si scioglierà con il calore. E un po' di questo. Questa è quella frutta frullata, insomma, praticamente è solo frutta che compro al supermercato, ma in alternativa potreste mettere anche un po' di marmellata, giusto per dare un po' di dolcezza al tutto, così. E voilà ragazze, guardate che bella colazione con cuore, perché mi amo. La nostra colazione è pronta ed è buonissima. Yummy!
È buonissima, ragazzi, è troppo buona. Buona, è proprio tanto bene. Lasciatemi tanti like per questo video. Mi mando un bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.